Allora, il livello di stamattina è stato, cioè, fino ad oggi fantastico. Io il compito di essere più, diciamo così, più concreto, insomma, più terra-terra, ecco, sì, sicuramente. Perché cioè, lo stampatore, cioè la figura, no, che si occupa, diciamo così, di trasferire sulla carta le immagini, è uno che non, sicuramente non parla in pubblico. Questa è una caratteristica fondamentale, sta al buio, più o meno, stava al buio. E quindi, insomma, capirete le mie difficoltà. Vorrei, come dire, insomma, brevemente un po' percorrere la mia esperienza, che è quella della, intanto, voglio dire, la definizione, secondo me, di stampa fotografica, cioè proprio il trasferimento, no, sulla carta, diciamo così, di quello che è l'idea, il pensiero del fotografo, insomma, la traduzione, la chiamerei, di quello che il fotografo ha immaginato e che poi tramite, appunto, una serie di processi si manifesta, quindi, no, permette a noi di essere vista, fruita, in particolare, insomma, esposizioni, mostre, libri. Io ho iniziato col bianco e nero tradizionale, cioè con la camera oscura, quella proprio della luce rossa, delle bacinelle, iniziando appunto a lavorare come assistente e venendo a contatto con questo meraviglioso mondo del bianco e nero, cioè della manualità, no? Nel laboratorio dove lavoravo mi hanno insegnato che le mani, no? Nascondono, fanno passare la luce, esaltano dei dettagli, e con le mani poi si sbagliano, si mette la copia nello sviluppo, magicamente si rivela. Poi c'è la parte appunto del fissaggio, ma tutto con un approccio completamente artigianale, insomma, e in più con una possibilità di interpretazione creativa incredibile, enorme, insomma. Molto più, sempre per la mia conoscenza, per esempio del colore, che all'epoca il professionista stampava, usava la diapositiva, per esempio, per il colore, perché era la cosa più rapida che gli permetteva di andare poi subito di consegnare il lavoro, in un paio d'ore era pronta, però di contro aveva il lato negativo della strettissima latitudine di posa, quindi doveva essere bravo tecnicamente, doveva esporla perfetta per avere quello che voleva. E per stamparla eri tanto più bravo quanto riuscivi a riprodurre tutta la gamma di colori che una diapositiva aveva. Quindi lo stampatore del colore era uno stampatore tecnico, diciamo così, quello del bianco e nero, come nel mio caso, poteva essere anche un creativo, insomma, uno che poteva sfrenarsi un po' di più con la fantasia, perché l'interpretazione del negativo, cioè, insomma, no, il fatto di scurire, schiarire, era una cosa che il bianco e nero ti permetteva. Tra l'altro, quindi ho iniziato poi piano piano, insomma, a lavorarci, diciamo così, da solo, avete visto diversi soggetti in bianco e nero che ho stampato, e la cosa interessante era appunto diciamo così, l'approccio, il rapporto col fotografo, che il negativo, cioè che la camera oscura comportava, abbastanza fondamentale, necessario in effetti, cioè diciamo così, faccio un esempio, la preparazione di una mostra, normalmente il fotografo veniva al laboratorio, ci si confrontava, portava dei negativi, naturalmente li doveva portare fisicamente, questo è un altro fatto molto importante. Che ne so, mi faceva vedere alcune, per esempio, stampe di prova, spiegava che cosa aveva visto lui, che cosa voleva ottenere più o meno, o anche semplicemente, non so, mi metteva lì il materiale a disposizione, e quello che dovevo fare io era, prima di iniziare proprio tutto il processo produttivo di una serie di stampe, più o meno, non so, 10, 20, 50, quante potevano essere, di vario formato, quante potevano essere quelle di una mostra, facevamo dei test, cioè gli stampavo delle prove. Una come voleva lui e una come volevo io, cioè con tutti, diciamo così, i miei interventi che tendevano sempre, sempre non è detto poi che dipende dal fotografo se l'accettava o meno, ma insomma di valorizzare il più possibile quello che era il contenuto dell'immagine attraverso appunto il gioco della gerarchia dei piani, insomma enfatizzare il cielo, drammatizzare o alleggerire, insomma a seconda di quello che era il contenuto dell'immagine. Quindi tutto questo poi veniva discusso e poi insomma, si passava alla stampa vera e propria della mostra, quindi delle stampe della mostra. Normalmente
normalmente, per sempre per la mia esperienza, la carta che ho sempre usato è la carta baritata, cioè quindi una carta a supporto cellulosa con uno strato di barite che la rendeva bianca brillante e poi l'emulsione sopra. La caratteristica di questa carta è quella di avere appunto un'alta conservazione e una bellissima brillantezza e il fatto di poi appunto di essere conservativa sostanzialmente, però aveva tutta una serie di lati negativi, per esempio cioè molto delicata, assorbiva chimico, per cui il lavaggio era fondamentale, cioè proprio doveva essere toccata in un certo modo perché altrimenti si piegava e quindi non era utilizzabile per mostre, collezioniste, eccetera. Quindi c'era bisogno di tutto un processo produttivo, sempre manuale, però piuttosto complicato, soprattutto appunto principalmente in camera oscura. Ecco, l'utilizzo finale più o meno della stampa era, cioè appunto se pensando alla mostra, poi doveva essere perfettamente spianata, lavorata in modo o asciugata con la smaltatrice o montata su pannelli che la rendevano perfettamente piana, insomma, quindi adatta ad essere esposta, ovvero a nascondere tutte le varie i vari difetti che potevano presentarsi e essere perfettamente piana e adatta ad essere illuminata in maniera omogenea. E o incorniciata o montata direttamente così. Questo è più o meno tutto l'iter, diciamo così, del bianco e nero, insomma, così l'ho fatta molto brevemente. La parte digitale in effetti è tutt'altra cosa, completamente diversa, ovvero intanto si stampa la luce, finalmente finisce la cosa del buio, la camera oscura, la luce rossa, il serial killer, insomma, quindi tutta questa parte qui ce la siamo tolta. È molto il monitor, il computer e la stampante, oggetto l'inchiostro, quella che uso io. E quindi insomma si cambia completamente registro, insomma, finestre aperte, e quindi questo non è da poco. Poi non c'è più la pellicola, questa è un'altra delle mie scoperte recenti. Cioè finalmente si lavora col file, che è una cosa molto più versatile, insomma, rispetto alla pellicola stessa. Per la quale appunto col quale si può intervenire attraverso una serie di software, no? Per renderlo come lo vogliamo stampato. Un'altra cosa interessantissima, sempre per la mia esperienza, è la quantità di carte che sono a disposizione oggi per stampare vari, insomma, abbiamo, che ne so, per esempio la carta matte, supporto cotone, questa superficie morbida che permette di rivelare colori in maniera pastellata, insomma, ammorbidisce, tende a così, insomma, apparentemente ad appiattire, ma anche per certe situazioni ad essere adatta, insomma, è meno aggressiva, in più non ha, a molti piace, non ha nessun riflesso. Quindi questa è una, e di questa serie ce ne stanno tantissime, per esempio la carta sempre baritata, molto simile a quella del bianco e nero, cioè cellulosa o cotone, quindi tono leggermente più caldo, o bianco nel caso della cellulosa, supporto di barite, la preparazione per il getto d'inchiostro e una superficie brillante molto simile a quella della carta baritata. Un'incisione nella restituzione fotografica estrema, colori brillanti, saturi, riflessi per certi versi, e quella che piace di più a me personalmente è la Satin, che è questa, una via di mezzo, ovvero una carta con una texture che la fa sembrare matte, quindi con pochissimi riflessi, ma un contrasto, una saturazione del colore e un'incisione che è simile alla carta fotografica, per cui il compromesso giusto, per esempio, per compensare delle situazioni in cui il file molto scuro viene tirato su, viene aperto, e c'è la necessità di leggere delle zone d'ombra che un'altra carta renderebbe come un rumore, per esempio, non so se mi spiego. Quindi qui, diciamo, col digitale acquisiamo quindi una quantità di carte enorme, praticamente sconfinata, e tante volte la carta diventa anche il soggetto della foto in certe situazioni, quando addirittura, insomma, per esempio nei manifesti o in carte particolarmente con texture particolarmente pronunciate o così detta particolare, insomma, diventa l'elemento superiore, cioè, quasi più importante dell'immagine, in un certo senso prevarica l'immagine, il contenuto stesso. Il discorso del file, del RAW, insomma, di come si scatta in digitale, di come poi viene trasformato
prodotto per essere post prodotto, per essere poi stampato, chiama in causa un'altra figura più o meno, che è quella del colorist, del post produttore, cioè una terza figura in mezzo al fotografo e allo stampatore, che prima non c'era con la pellicola, diciamo così, col bianco e nero tradizionale nel mio caso, dove il post produttore è lo stesso stampatore. Forza. Qui invece entra un'altra figura, che può essere lo stesso fotografo, lo stesso stampatore o una terza persona, a seconda di quello che è l'utilizzo che si fa della foto. Immaginiamo che ai tempi della pellicola, appunto, il diapositivo andava per conto suo, ma tutto quello che era scattato in bianco e nero doveva essere stampato, per cui era necessario avere qualcuno che lo faceva, cioè, insomma, quindi l'interpretazione dello stampatore. E il fotografo sceglieva quello che meglio lo rappresentava, no? Che riusciva a tirare fuori, insomma, l'atmosfera che lui aveva cercato, che aveva visto, che voleva, o addirittura anche quando non la voleva, quando non aveva nemmeno pensato che potesse uscire, insomma. E si stampava per i giornali, formato 18-24 su carta polidenata, di quelli che stampi la notte che il giorno dopo devono pubblicare. Si stampava per i portfolio, per insomma, formati più o meno evoluti, più o meno elaborati, che dovevano andare per esempio per le riviste, per le pubblicità, eccetera, e addirittura si ritoccavano le stampe, cioè si lavorava col raschetto togliendo gelatina e mettendo con la china, ricostruendo tratti anatomici per togliere rughe, quindi si faceva un Photoshop artigianale, appunto. Adesso invece, grazie al file, finalmente tutto questo via, e siamo molto più agili, molto più snelli, insomma. E naturalmente il tipo di lavorazione, come dicevo, dipende anche a seconda, cioè dipende dall'utilizzo che dobbiamo fare. Pensate a tutto quello che si può fare in pubblicità. Qualche tempo fa stavo parlando con un fotografo che faceva le copertine dell'Espresso, e questo mi raccontava che lui, quando doveva, cioè dovevano fotografare un paio di cose, cioè c'era una donna che aveva imbracciava una cornetta enorme, e avevano costruito la cornetta, una donna che doveva stare in un carrello, cioè entrare perfettamente, costruivano il carrello, non c'era il Photoshop naturalmente, quindi c'era proprio un lavoro scenografico, insomma, abbastanza impegnativo. Quindi oggi si può fare qualsiasi cosa, tanto che il WordPress Photo, per esempio, ha inserito regole talebane per impedire, cioè per verificare, no, che non ci sia nessun, anzi pure troppo, in maniera un po' esagerata, che non ci sia nemmeno il controllo del colore, insomma, certe volte, cioè nessun taglio, nessun'ombra chiusa, nessuno si deve vedere tutto, che quasi sembra un po' che nemmeno che il fotografo non ci sta lì, sembra quasi che facciano una ripresa, voglio dire, insomma, quindi insomma, su questo non sarei d'accordo, però il file digitale o chi lo lavora rappresenta in qualche modo l'intenzione, come dicevamo, del fotografo. Come si lavora il file digitale in 300-400 miliardi di modi, che cosa puoi ottenere? Ecco, un'altra cosa fantastica del digitale per chi stampa il bianco e nero, c'è il colore. Io prima non avevo nessuna idea, cioè il laboratorio a colori era un laboratorio particolarmente tecnico, macchinari, insomma tutta una serie di situazioni che non ho mai pensato di approcciare, proprio perché il mio lavoro è mano in pasta, cioè ci si sporca, ci si arriva a casa tutti bagnati di chimico, e quindi insomma tutto quello che era tecnico era un po' un'avversione. Anche oggi col digitale cerco di avere questo approccio, mi riesce meno, ma insomma ci provo. E quindi insomma, finalmente si può stampare il colore, ma tutta la lavorazione presuppone un'infinità di passaggi che possono essere tutti buoni, tutti validi. La cosa fondamentale è come nella camera oscura e sapere quando bisogna fermarsi, e questo lo decide più o meno il fotografo, ma lo decide anche lo stampatore insieme, insomma, o chi si occupa, diciamo così, della post-produzione. Una caratteristica è appunto il fine, cioè l'uscita della foto, perché c'è un differente approccio. Quello che mi sembra di notare è che, per esempio, il post-produttore o lo stesso fotografo, che se in qualche modo post-produce, se le lavora da solo o le lavora a fianco a qualcuno che può essere il suo assistente, una sua appendice in qualche modo, le lavora principalmente per un'uscita, principalmente, insomma, questo secondo me, per un'uscita che è sempre virtuale, tra virgolette, diciamo così, web,
quindi le vede a monitor, non riesce, cioè non ha il concetto della stampa. Questa è una grande differenza, perché quello che vede stampa, quello che vede in un monitor ha caratteristiche che la carta non ha, sono completamente diverse. Cioè la retroilluminazione di uno schermo come quello dell'Apple la carta non te lo restituisce, però questo spesso il chi fa post produzione non lo sa, o almeno non gli serve saperlo, perché se la foto va su, appunto, su un giornale online, su, appunto, viene fruita sul sito, o insomma, fondamentalmente non c'è nessun motivo di controllare che le altissime luci non siano bucate e che i neri abbiano dettaglio, mentre invece è molto importante farlo quando si va a stampare. Quindi per la stampa c'è la necessità di fare tutt'altro lavoro di post produzione, un lavoro che è più morbido ed è di calibrazione diversa anche a seconda del supporto. Presuppone, appunto, un minimo di progettualità, cioè intanto devi sapere che cosa vuoi stampare e soprattutto che dimensioni. Questo è importantissimo, perché la dimensione dirà poi l'idea della lavorazione del file, no? Di come devi andare a intervenire sul rumore. Molti che fanno post produzione per altri, o lo stesso fotografo, alla fine gli piace, quando chiude il file, metterci la grana o metterci la maschera di contrasto. Bello, gli dà una pasta da pellicola, una certa soddisfazione. Il problema è che poi va stampato, e quando lo ingrandiamo, ingrandendolo, interpolandolo con tutti i vari software che ti pare, ingrandisci anche la grana, quindi crei un ulteriore rumore anziché aggiungerlo. Cioè, una cosa secondo me corretta sarebbe aggiungerlo, rumore, maschera di contrasto, nel momento in cui il file è interpolato alla dimensione finale, quindi quando hai un'idea precisa del formato 70-100, ce ne metti quella adeguata, altrimenti ti porti in interpolazione anche tutti gli errori, insomma tutto quell'incisione digitale che andava bene per una visione a monitor, andava bene per un formato più piccolo, insomma. Quindi questo è fondamentale, e tutto questo è un po' il rapporto, cioè, insomma, è un po' il lavoro dello stampatore. Dico questo perché fondamentalmente un'altra delle cose che è cambiata col digitale è diciamo la fluidità con la quale vengono scambiati i file. Cioè, una volta, dicevamo, camera oscura, lo stampatore era uno. Se il fotografo aveva un rapporto con quello stampatore, per farsi stampare foto come gli piacevano a lui, doveva andare per forza da quello che stava in Giappone, in Cina, in America, doveva portare i negativi lì fisicamente. A nessun altro gli avrebbe potuto restituire le stampe come le voleva lui, nel modo, cioè, insomma, non che quello fosse, no, tutti quelli con i quali ho stabilito un certo rapporto, che poi, insomma, si è consolidato, cioè, c'era un certo feeling, e questo era fondamentale. Quindi solo io potevo restituirgli quelle stampe, cioè ridargli quel sapore che loro cercavano e che hanno trovato. Quindi è proprio un legame molto più stretto. Col digitale invece, una volta elaborati i file, si possono mandare, spedire. Quindi se devi fare una mostra a Rio, per esempio, è molto più economico mandare i file, farseli stampare da un laboratorio. Magari suggerirei, mandando dei test di stampa, delle prove 18-24, insomma qualcosa che possono essere quel dato oggettivo, come era una volta la diapositiva, per poi fargli calibrare il colore, insomma, o la densità. Quindi questo è piuttosto importante. Però lo scambio dei file fa sì che non potrebbe non esserci più lo stampatore, quello unico, ma insomma tutta una serie di tecnici che restituiscono il meglio possibile le immagini di qualcun altro. Quindi a rotazione, voglio dire, capiterà anche a me di stampare foto di un fotografo americano che deve fare una mostra a Roma, come, no, un altro fotografo italiano, che a questo punto, piuttosto che mandare tutte le opere. Quindi in qualche modo, diciamo così, lo stampatore spesso è costretto, si trova anche da solo a dover interagire con dei file che gli arrivano e che in qualche modo giudica, e che almeno io spesso mi prendo la libertà di adattarli, diciamo così, al supporto cartaceo che poi mi viene richiesto di utilizzare per quella mostra, per quel lavoro, insomma. Quindi mi prendo la libertà la libertà, via, di aggiustarlo
per renderlo poi il più adatto possibile, il meglio possibile, stampabile, cioè in modo che sulla carta riesca ad esserci tutta la gamma di toni, il più possibile ci siano i piani giusti, si eviti tutto il rumore, tutto il che ne so, il, per esempio, molto spesso le dominanti di colore su toni continui, insomma, è una cosa che spesso il fotografo nemmeno vede, o il post-produttore, ma sulla carta la carta non perdona. Quindi, diciamo così, il lavoro del oggi, forse per questo aspetto, il lavoro dello stampatore è un po' più tecnico, per quello che dicevo prima. Quindi, non so, questa è un po' una panoramica molto veloce e generale, diciamo così, sui due mondi. Credo che facendo un po' una considerazione, un po' un pensiero su quello che è il lavoro del fotografo rispetto a questi due aspetti, cioè com'era prima e com'era oggi, mi sembra che sempre per esperienza, il fotografo che quando si lavorava in camera oscura, il fotografo spesso prima di partire per un viaggio parlavamo del tipo di pellicola, parlavamo delle densità, del chiaroscuro, della luce che avrebbe trovato e di come avrebbe potuto affrontarla in termini di esposizione e di quello che poi voleva ottenere sulla stampa. Quindi c'era, e poi in più si portava la pellicola, bianco e nero o colore. Quindi c'era quello che si diceva prima, qualcuno l'ha chiesto, cioè tutto questo aspetto di progettualità fondamentale, importantissimo. Senza, era difficile andare lì su un campo e poter scattare così a raffica. E quindi, soprattutto perché o scattavi in bianco e nero, o scattavi a colori, o tutte e due, però insomma comunque il fatto di avere un pensiero prima su come la volevi fare ti obbligava a vedere le scene, la luce, eccetera, in un modo completamente diverso rispetto ad oggi. Spesso il fotografo, e questo secondo me è appunto è un po' un errore, si trova alcuni fotografi, la minor parte, soprattutto nessuno dei presenti, si trova a raccogliere il più possibile fotografie, va sul posto, scatta a raffica e poi dopo pensa se farle in bianco e nero, farle nessuno è presente, ho detto, a colori, e inquadrarle, tagliarle, sceglie la storia dopo. Quindi la post-produzione non è solo quella del lavorare il file, ma è proprio una post-produzione di pensiero, e questo secondo me impoverisce un po' il contenuto, insomma, e rischia di standardizzarlo. Secondo me c'è stato un periodo, correggetemi se sbaglio, non è vero, non correggete, che in cui con l'avvento del digitale si è vista una standardizzazione delle immagini, sembravano un po' tutte uguali. Questa cosa adesso sta molto cambiando, grazie a voi. Cioè, vuol dire, mi sembra che finalmente si riesca anche a ragionare bene prima di fare un progetto, e questo è fondamentale. Insomma, io credo che appunto i grandi lavori che ho fatto in bianco e nero, cioè, che erano tutti lavori pensati, ragionati molto bene, ponderati, e questo era praticamente la metà, diciamo così, del lavoro che cioè il fotografo faceva. L'editing era così un po' una formalità in un certo senso. Adesso invece si tende a spostare tutto un po' sull'altro versante, e questo mi sembra un grosso errore. Parlo da stampatore perché appunto poi arriva, cioè da stampatore, ma da post-produttore arrivano tutta una serie di situazioni dove le devi mettere insieme, e certe volte ci sono delle forzature. Spesso mi chiedono delle lavorazioni come quelle di X senza avere niente a che fare con le foto di X. No, sta cosa, almeno studiatele prima, non dico a nessuno di voi. Ecco, insomma, quindi questo è un po' una considerazione sui due mondi, no? Su come si interagiva prima da fotografo e come si interagisce adesso da stampatore. Se me lo consentite, potrei farvi vedere un piccolo video, in modo che poi possiamo introdurre un po' una storia, se brevemente, diciamo così, di un mio rapporto con un fotografo. Signori, c'è il video. Luci, avete detto che magari forse avrei dovuto avvisare. Chiara, spegni sta luce. Grazie. Just trying to
il rapporto tra il fotografo e lo stampatore, come si sa, cioè è un rapporto importantissimo. Cartier-Bresson aveva questo suo stampatore, Gassman, con cui credo che abbiano lavorato una vita intera. Con Davide abbiamo iniziato circa quasi 20 anni fa e siamo cresciuti insieme, anche lui è molto cresciuto, insomma, col mio lavoro, nel nostro rapporto, e siamo arrivati ad un punto, insomma, di simbiosi. Oramai è bravissimo, ma soprattutto conosce bene il mio lavoro. Abbiamo un po' di contrasto qua su tutto il porto, poco. Questo è bene, io proverei a fare qualche stampa. È più che bene, guarda che incisione. Separa bene tutti i toni, il dettaglio che riesce ad arrivare a far leggere. Queste adesso le incorniciamo, le facciamo montare e le incorniciamo senza vetro. Quando sono venuto per la prima volta a vedere lo spazio, sono rimasto abbastanza annichilito. Io ho lavorato molto con lo spazio, questa idea del bespoke, cioè di cucire queste mostre, insomma, all'interno dei luoghi. Questa è la foto d'ingresso, questo falco giapponese che ci guarda. Rappresenta un po' una presenza così un po' ultraterrena, anche un po' un grido forse, insomma, della natura, così sotto attacco, insomma, dall'attività umana. Questa è Bosnia, 1995. C'è questa croce che è strepitosa. Sì. Questi continui accostamenti tra il buio e la luce, dove la luce appare quasi come sottrarre materia al buio. Immagino sempre il mondo come una cosa oscura, cioè io sono un po' in lotta, insomma, mi sento in lotta per cercare di estrarre un po' come una scultura al contrario, cioè sì. Proprio di tirare fuori, insomma, dalla materia, in questo caso dal buio, insomma, degli squarci di luce. Fare questo tipo di produzione significa per noi avere una conferma anche di quella che è l'evoluzione tecnologica. Assolutamente, assolutamente. Del portfolio di prodotti. Sì. E gestire il buio che precedentemente era qualcosa destinato ad essere oscuro. Esattamente, ma questo infatti è il grande regalo che ci ha fatto la fotografia digitale. Riusciamo a esserti di supporto e di aiuto anche nella trasposizione, nell'allestimento della mostra, nell'ambito della stampa. Certo. Non uso mai il vetro sulle stampe, perché idealmente, insomma, mi piace pensare che qualcuno le possa toccare. Quindi c'è proprio avvicinarsi e anche volendo toccarla. Grazie. Questo... Allora, Paolo Pellegrin è sicuramente un personaggio particolare, insomma, che poi che ho seguito, diciamo così, dal passaggio dal bianco e nero tradizionale al digitale. E abbiamo iniziato lavorando insieme con una serie di piccoli lavoretti, cioè mi portava delle pellicole, le sviluppavo, facevo i primi a contatto, poi piano piano ha cominciato a farmi fare delle stampe, insomma, mi ricordo una serie di 24-30 che facevo sui suoi viaggi in Africa, era tipo il 2000, il 2001 più o meno, e, cioè che per farle era un calvario, cioè in chiamano scuro tutto sudato, cioè cercare di fare il meglio possibile, lui le guardava, insomma gli piacevano, qualcuna me la commentava, la rifacciamo molto volentieri, insomma un'esperienza... Comunque è così, è andata avanti per un po', finché poi non ci siamo in qualche modo intrecciati, cioè quando insomma, sono uscito io un po' a portarlo verso un'idea, diciamo così, di bianco e nero in un certo senso. E questa cosa è stata bellissima, perché poi insomma è successo, cioè, c'è stata una crescita insieme, no? un rapporto così forte che ci ha permesso
a tutte e due, diciamo così, io andare piano piano verso la sua fotografia e lui poi di andare verso la mia stampa, come se fosse lui a stampare o io a fotografare magari, però insomma. Quindi mi ricordo dopo queste prime esperienze di 24-30, eccetera, di essere stato qualche anno dopo a casa sua a vedere insomma per una cena, e c'erano queste stampe buttate lì che io ho preso, ho visto grigie, cioè proprio pessime. E gli ho chiesto, ma queste le fatte te, le stampate? No, sono le tue dell'epoca. Quindi ecco, lì mi sono reso conto, vedendole, cioè avendole in mano, di quanto era cambiato proprio il mio modo di vedere, cioè di come mi aveva spinto in un certo senso verso contrasti, verso materia. Non è l'unico, avete visto qui nello slideshow c'è anche Biasucci, che è un altro di questi che ama tantissimo la materia, cioè far sentire, dare alle con le stampe una percezione quasi tattile, insomma, di quello che fotografa, che sia un muro, che sia un pezzo di plastica o un pane che non ha addirittura, che non ha nemmeno orizzonte, insomma. Quindi vabbè, tornando a Paolo, abbiamo continuato poi a lavorare insieme fino alla, appunto, quando non c'è stato l'avvento del digitale. Per un momento ci siamo persi di vista, ci siamo ripresi con la sua prima mostra a Roma, dove appunto abbiamo iniziato a stampare su questa carta, che è quella, la Satin, quella che piace a me, quella molto 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 porosa, che con una bella texture, che restituisce una bella tridimensionalità, tutto un lavoro in bianco e nero che ha esposto al Museo di Roma in Tastiere, e poi via via insomma tutti gli altri lavori che ha fatto in giro per il mondo. Ecco, lui tendenzialmente ha i suoi, diciamo così, assistenti che si occupano della post-produzione, ma per quanto riguarda le stampe che vanno in mostra, in effetti lì il post-produttore sono io, cioè le figure professionali lì coincidono, cioè quando c'è il fine della stampa post-produttore e stampatore sono più o meno la stessa persona, proprio perché, come dicevamo prima, tutto quel controllo, tutto quel lavoro di elaborazione ha un fine preciso, che non è quello del monitor ma quello della carta e di un formato. Quindi insomma questo è più o meno insomma la nostra storia. Lui la riassume, tra l'altro, nella mostra ad Amburgo, come anche di quella al Maxi, ci sono una quantità di carte veramente tante, insomma si vede in un passaggio un trittico con delle panoramiche in verticale che sono stampate su carta baritata tradizionale, che sono lasciate appositamente morbide senza adesivizzazione per far sentire il cambiamento, diciamo così, come vive questa carta, che tende a essere sensibile ai cambiamenti di umidità, per cui ai cambiamenti di colore e di calore, la carta si accartoccia, si distende, quindi vive, e questa era un'intenzione precisa, cioè quella di farla sentire nella sua materia. E oppure appunto lì, le foto dei Ghost, qualcuno forse ha visto la mostra al Maxi, che erano esposte davanti alla vetrina della Sala 5, queste figure evanescenti di ritratti giapponesi che sono state stampate su una carta di riso molto sottile, che enfatizzava il concetto appunto di trasparenza, come non so, le carte baritate usate per le foto della battaglia di Mosul, insomma, dove tutta la qualità fotografica viene espressa, ma non, e questo mi sembra veramente una grandezza, non enfatizzata, cioè non c'è nessuna spettacolarizzazione, cioè prima col bianco e nero io in camera scura facevamo delle cose piuttosto cariche, adesso col digitale insomma secondo me giustamente siamo riusciti ad ottenere un equilibrio per il quale, e lo avete visto nel trittico, per esempio nelle foto del Messico, questi paesaggi che dovevano essere il più morbido possibile, cioè senza nessuna enfatizzazione, senza nessuna niente doveva essere accentuato, doveva essere appesantito, insomma questa cosa in effetti mi piace molto, diciamo così, di come cambia un po' il lavoro, no? di come nell'arco della carriera si cambia a seconda del mezzo che si usa. Tra l'altro Paolo Pellegrin aveva questa grandissima caratteristica di avere tutto in testa, è straordinario. Quando stampavamo insieme, lui stava nella stanza a scegliersi i provini, io in camera oscura, mai insieme nella camera oscura, questa è una cosa che non ho mai permesso a nessuno.
non per, no, stampo vestito, quindi non per quello. E c'era, cioè lui mi sceglieva, mi selezionava le foto e io le stampavo, ma la sua selezione non era uno scegliere, quello che dicevamo prima, era un ricercare quello che aveva visto e tutta ripercorrendo, cercando di ripercorrere tutta la storia che aveva già in testa, per cui non sceglieva le fotografie, cioè sceglieva lo scatto migliore, ma si andava a cercare quella situazione che aveva già visto, già pensato, quindi era una ricerca di elementi da mettere insieme, la storia ce l'aveva già tutta in testa, mi portava mi mandava le stampe e poi le ricomponeva rifacendo la sequenza. La cosa interessante, devo dire, è che visto che me ne mandava così a casaccio, la cosa bella è che poi quando uscivano erano anche abbastanza uniformi, ancora non me lo spiego com'è possibile che stampare lo stesso soggetto a distanza di altri soggetti che venivano messi in mezzo poi mi dava una certa uniformità. Evidentemente mi piaceva molto il lavoro e c'era una certa concentrazione, insomma questo è sicuramente positivo. La stessa cosa però la fa anche col digitale, quindi non si lascia intrappolare dalla facilità di raccogliere immagini, anche se naturalmente non fai un rullino, fai 300.000 scatti, però voglio dire sempre la storia in testa è la cosa fondamentale e lui decisamente uno dei, diciamo così, dei pochi, sempre oltre ai presenti, fotografi che ce l'hanno questa capacità ed è sicuramente vincente. Insomma, se potete pensare a come mai un fotografo poi diventa Paolo Pellegrino o Alessandro Imbriaco, eccetera, eccetera, è perché hanno una capacità progettuale, secondo me, oltre naturalmente a scontato tutto il resto che non è comune. Insomma.